Arrivano buone notizie riguardanti il cubalato, Fraternità fra i popoli, di Carlo Zauli. L'opera posta davanti alla stazione ferroviaria è gravemente danneggiata la sera fra il 23 e il 24 novembre da un gruppo di giovani, poi autodenunciatosi il giorno successivo, vedendo il clamore della notizia e lo sconcerto dei fantini che rimbalzava fra media e social network. Purtroppo sono buone notizie, ma solo a metà. È infatti terminata la fase di studio dell'opera e dei danni Lo studio ha permesso di capire che i danni dell'opera sono recuperabili e anche il bianco Zauli, uno smalto per grès ad alta temperatura, unico nel suo genere e irriproducibile, che l'artista mise a punto personalmente studiando i componenti chimici e metallici, potrà essere ricreato il più fedelmente possibile all'originale. Proprio la capacità di ricreare il bianco Zauli aveva creato i primi dubbi sul possibile recupero dell'opera. Il colore, infatti, può variare tra diversi punti di bianco, passando poi a tutte le tonalità dei grigi, sino ad assumere toni vicini al nero o arrivare a virare al rosso bruno con l'azione della cottura ad alte temperature. Un dosaggio studiato personalmente da Zauli per ricreare infinite sfumature di colori. L'altro grande problema invece riguardava il cedimento strutturale subito dall'opera a causa del peso del ragazzo che inavvertitamente si era appoggiato al cubo, ma anche su questo fronte lo studio del restauro ha fornito esiti positivi. Ciò nonostante, i lavori di recupero sono ancora bloccati, sebbene in molti in città attendono il ripristino dell'opera. Prima di poter iniziare il restauro è di fatto necessario sapere se la cifra messa a disposizione dall'assicurazione del ragazzo che ha danneggiato l'opera coprirà tutte le spese. Assuntosi le proprie responsabilità, il giovane ha scaricato l'incombenza del rimborso alla propria assicurazione e si è quindi in attesa di conoscere il quantitativo dei fondi che verranno messi a disposizione per il restauro. Le parti in causa confidano che l'offerta economica e il monte spese raggiungano la medesima cifra. In caso contrario, il comune dovrà vagliare altre soluzioni.